Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi come vedete siamo su Giants Editor e vi spiego come modificare una mappa. Praticamente vi spiego come togliere un campo che mi è stato chiesto sulla pagina Facebook, link in descrizione, da Christian. Ecco, molto semplice sta cosa. Praticamente bisogna andare nel campo, che in questo caso è il 22, lo cancelliamo. Andiamo qui su Terrain Foliage Paint Mode, Window, Terrain Editing. Qui adesso dobbiamo mettere Foliage Layer Terrain Data, tasto destro, rimuoviamo il campo. Troppo semplice. Però vabbè, per magari gente inesperta non è così non c'è così tanta intuizione. Cioè, non c'è proprio che te lo dice in quella maniera che ti dice guarda qui ti tolgo il campo. Voi fate così, mettete un radius un pochino più alto e voi vi togliete tutto il campo. Vabbè, io adesso l'ho fatto un po' così in maniera grossolana, adesso probabilmente sarò andato anche là, avrò fatto molti disastri. Ma comunque, come vedete, ho fatto un pochino di disastri, anche qui si può notare che ho lasciato dei cosi. Ecco, adesso vedete là. Sì, poi dovete farvelo con calma adesso. Io l'ho fatto un pochino così, giusto per farvelo vedere. Sì, togliamo tutto il campo. Va bene, terrain data sarà 1 da rimettere. No, 2. Aspetta, no, qua. Devo mettere qui. Perfetto. Beh, no, ok, così. Ve lo lavorate un pochino con calma adesso. Riuscite a farvelo tornare un po' com'era. Poi, nel caso vogliate metterci un pochino d'erba, voi ci trovate il giusto numeretto che adesso io mai lo riesco a trovare, un po' ci dovete giocare sui numeri 2, 6, 9. Sono un po' questi numeri qua che io non mai sono riuscito a capire un po' quali sono i giusti numeri per far uscire l'erba, in teoria 1 e eccolo. Con la rotellina del mouse vi mettete tutta la bell'erba, come vedete, e siete a posto. Qui adesso vabbè, ho fatto un pochino un disastro. Dovrei rimetterci sta roba qui, che in teoria non so neanche che cos'è. Ma ci metto il terrain data e vada a quel paese. Tutto il resto. Sì, come vedete, poi qui dovete farlo piccolino. Mettete quadrato. Ve lo fate molto molto bene. Vabbè, comunque ve lo fate, poi lì vedete che c'è quello, dovete andare su quest'altro, no, c'è già grass, ve la togliete, poi ve la riaggiungete in modalità no, dov'è? Qua devo mettergli grass, gli devo mettere 1 e 6, gliela metto precisa, come vedete, sì. È un po' da giocare lì, ci vuole molta pazienza, eh. Vabbè, adesso non state a vedere il disastro che ho fatto, ci vuole molta pazienza, ma è comunque fattibile. Io vi ringrazio per la visione, spero che Christian tu riesci a fare il tuo desiderio di modificare la tua mappa. Niente, da Dan è tutto, ciao a tutti.